Anticipo della 10ª giornata, Cerretti-Castelfranco, la partita è già iniziata e abbiamo subito visto la capolista farsi pericolosa con un calcio di punizione. Qui ancora gli uomini di Mister Toti in avanti, ancora un'azione offensiva, Fiumalbi, attenzione, salta un uomo, attenzione, c'è un fallo che il signor Santini giudica dentro l'area di rigore. Ci sarà calcio di rigore, vedete Fiumalbi che salta agevole il suo marcatore, si presenta con una finta, il fermo immagine dice che il fallo è fuori area, ma sinceramente a velocità normale il fallo sembrava nettamente dal rigore. Dagli 11 metri Nannini, è il 10º sigillo personale, il Castelfranco passa in vantaggio, Castelfranco 1, Cerretti 0. Un vantaggio su un calcio di rigore che, come dicevamo, sembrava rigore, ma il fallo è stato commesso fuori area. Intanto ancora il Castelfranco, qui c'è un'uscita di Paolini che con due avversari alla meglio, finisce il primo tempo chiaramente fra le proteste accesissime dei padroni di casa. Vediamo anche Mister Giacomelli, il presidente Novelli, tutti intorno al direttore Santini, quel calcio di rigore sembra aver infiammato gli animi e purtroppo sono cose che possono succedere, non era semplice riuscire ad individuare l'entità, o quantomeno se il fallo era dentro o fuori area. Fallo dell'anticipo della 10ª giornata tra Castelfranco e Cerretti, siamo con mister Alessandro Del Rosso che la passata giornata all'esordio sulla panchina del Santa Colomba ha colto un bel successo per 3-0 in quelli di Carcinaia con il Gatto Verde. Allora Alessandro, un esordio come dicevamo positivo, cos'è cambiato, cos'è scattato nel Santa Colomba per ottenere subito questa vittoria in trasferta? Secondo me dipendeva tutto dalla voglia, dalla grinta e poi dalla non avere paura. È una squadra che l'ho trovata un po' vita. Io faccio l'allenamento solo giovedì, quindi non è che c'è la bacchetta magica. Cercare solamente di dargli tranquillità, dirgli che ogni partita non si cerca di vincere. Poi a fine partita, se quelli sono stati più bravi, si applaudisce e si prosegue il nostro percorso. Però ho trovato una squadra di qualità, specialmente da centrocampo in su, è una squadra di qualità secondo me, e a breve otterrà risultati importanti. Hai cambiato qualcosa a livello tattico oppure hai proseguito la strada di Raffa? No, io ho proseguito la tattica che aveva adottato il Fattorini quando giocò contro il Castelfranco, perché Raffa giocava a 3, invece il Fattorini bene o male ha giocato a 4, io anche per dare un premio ai ragazzi della prestazione che avevano fatto, certo. Anche se purtroppo non l'ho vista per i motivi di lavoro, però anche per premiare ho continuato col 4. Allora continuerò col 4 fino a che prosegue i risultati, secondo me non è importante cambiare, anche se durante la partita poi il modulo diverse volte lo posso cambiare. Però inizialmente si prosegue a 4. Domani impegno abbastanza severo con gli amatori Peccioli che hanno fermato un buon rinascita anche la scorsa giornata. Come prevedi, oppure se vuoi farci un pronostico su questa gara di domani? Secondo me squadre equilibrate, anche perché conosco la forza del Peccioli in fase difensiva, quindi sarà una partita da affrontare con la massima concentrazione, sapendo che non è semplice sbloccare il risultato, però penso che si possa riuscire con Sardelli in queste condizioni. In questo momento è straripante, fa reparto da solo e Ronny sempre voglioso di segnare. Io punto su loro, anche perché poi c'è due ragazzi fuori che quando entrano mi danno grosse soddisfazioni, due ragazzi che non conoscevo, però secondo me il reparto offensivo. Però una partita a prendere con le molle, senza fretta, senza dover subito cercare di vincere a tutti i costi. Bene, allora ringraziamo Alessandro Del Rosso, in bocca al lupo per
la gara con il Peccioli e alla prossima Alessandro. Ciao. Grazie. Entra in campo per il secondo tempo, immagini su Purpura, il bomber che aveva dato il primo punto al Cerretti in quello di Fornacette. Intanto vediamo che la panchina del Cerretti è desolatamente deserta dopo le espulsioni. Intanto arriva anche Alessio Melis con il DS Guerrini della Rinascita Ponzacco. Il lunedì avranno un incontro difficilissimo con i campioni in carica. Intanto il gioco vede il Cerretti in avanti, ma la palla va alta. Qui un tentativo di bomber Nannini e un calcio di punizione di Fiumalbi, ma facilmente preda dell'ultimo difensore locale. Qui Medune falla in azione sulla sinistra, serie di finte, serve Fiumalbi ancora sulla sinistra, il cross, non arriva nessuno dei suoi, e c'è un tentativo anche di Purpura che rimette al centro, a Zizze Veglien non arriva e spazza la difesa della capolista. Intanto attenzione, qui c'è un fallo su Nannini, sembra proprio una chiara azione da gol, il fallo è da ultimo uomo, il direttore, il signor Santini, prima ammonisce e per doppia ammonizione espelle il giocatore. Attenzione là sulla punizione, è Carli che se ne è incaricato, il tiro, una bordata di destro che colpisce l'interno della traversa, qui c'è ancora un fallo, il Castelfranco prendemente in avanti, calcio di punizione, qui c'è l'errore clamoroso del portiere del Cerretti che regala praticamente il raddoppio sul tiro di Canizza. Ancora il Castelfranco con Fal Medune che giosta sulla sinistra, palla per Brotini, appoggio per Fiumalbi, Fiumalbi va, salta un uomo, poi va al tiro, non arriva Massamba, Faglie, e qui la gara è finita, ci sono le proteste all'interno degli spogliatoi come spesso accade.